E da pecorelle, insomma, si trasformeranno in pastori. È per questo che adesso, per i poteri conferitemi da nostro Signore e dallo Stato italiano, vi rivolgo la domanda più importante di tutte. Vuoi tu, Marco, prendere la qui presente Gioia De Paolis come tua legittima sposa? Certo che lo voglio. Ma che razza di nome è Fulgenzio? Fulgenzio? Fulgenzio è un nome come un altro. Guarda un po', pensa a tua figlia piuttosto, si chiama Gioia. Fulgenzio non si sposa. Fulgenzio lo vedi? Non si sposa. Lo vedi cosa mi aspetta? Fabius Claudius Gordianus Fulgenzius era un vescovo nordafricano celebrato come santo. E mo' mi avete rotto il cazzo! Dove vai, soldatino? A salvare i bambini. Ma è pericoloso, i draghi ti mangeranno. Attenti! Buongiorno, signora Concetta. Da sola oggi? Sì. Allora la devo mettere in lista. E quando smetti di lavorare, papà? Il giorno del tuo compleanno, sicuramente. Questo non posso lasciarglielo entrare, signora, mi dispiace. No, è che non vorrei dimenticare le cose da dirgli. Questo è un treno che non va a pezzi. Mi sono iscritto a un torneo. Chess boxing. Box e scacchi insieme. Sicuro? Non ti starei montando un po' troppo la testa? Non so se hai capito chi sono. Uno che non ha mai fatto un giorno di palestra. Nessuno avrebbe scommesso su di lui. Al di là di ogni pronostico, Giacinto Nardellini è il primo finalista. È risaputo, l'intelligenza vince sempre sulla forza. Fai attenzione, non tremare. Non ne devi far cadere nemmeno una goccia. Così guardavo, si sarrabbavo. Te lo sto chiedendo da amica. Ti faccio una confidenza, Mario. Ma tu devi fare tutto quello che ti dico. Ecco qua. Ma allora con sta bottiglia vuoi farmi ubriacare? Da cosa l'hai capito? Da cosa ne capito?
Papà, non è il momento di giocare. Mano ferma, non tremare. Sì? Sì, sto cazzo! M'hai rovinato! M'hanno chiuso il negozio, io te mando a gabbia, ho fame! Lo so che hai preso le mazzette e fammi perdere la causa! Oh, t'ho detto di non chiamarmi, hai capito? L'avvocati come me ci hanno il 20 metri all'arco de Porto Rotondo, a poraccio! Vedi te pagamme piuttosto, riportacci tua! Si gesti le preghiere questa sera? Ma quali preghiere? Ma che è uno scherzo? E quel domani non vedrà mai il sole. La tua faccia è un libro aperto dove ognuno può leggere strane cose. Andate via! Andate via tutti! E bravo, eh? A trar la spada in mezzo a questi timidi cerpiati. Uno Xanax, no.